Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans. Oggi, per la prima volta, andiamo a vedere la war di questo nuovo clan che ho aperto e nel quale vi ho invitato nel precedente video di Clash of Clans. Siamo al momento in 8. Faccio un ringraziamento e un saluto a tutti quanti, anche a Danilo, ultimo entrato. E andiamo in questo video a vederci gli attacchi che sono stati fatti nella war, nella prima war da quando ho aperto il clan. Diciamo che non abbiamo subito attacchi. Io non ci sono in questa war, non mi ci sono messo e ho lasciato tutti i membri del clan poter giocare loro per il momento in 5, eravamo in 6, quindi questa diciamo prima war ho rinunciato io a giocare e vedo che sono andati tutti molto bene. Andiamo a vedere il primo attacco fatto da Richard 77%, con ci sono bocciatori, angioletti, mago, golem, le streghe. Vediamo un po'. Mettiamo anche due per. Vediamo che la regina degli arcieri tira fuori benissimo le mongolfiere. Golem che parte, gli altri due roghi. Uno stuolo di bocciatori che vanno tutti verso il castello. La ghiaccio sul mega mortaio. Si prende il centro del villaggio al 39%. 42, le streghe sulla sinistra, ma soprattutto la regina degli arcieri sulla destra fa un grande vasto insieme ad altri bocciatori e al re. Si procede un sacco sulla destra mentre sulla sinistra, diciamo, l'attacco si è estinto. Possiamo mettere per 4. Vediamo questa regina degli arcieri che avanza. Addirittura si sta refullando, sfonda il muro, avanza ancora. Attenzione a questa torre che infatti prende di mira i curatori. E qui finisce il tempo e prende un bel 77%, 2 stelle, va benissimo. Andiamo a vedere invece quest'altro attacco, sempre Richard 100%. Beh, logicamente se ha fatto così tanto al primo, c'era da aspettarsi che in quello sotto andasse fortissimo. Infatti addirittura qui il municipio è a livello 10, se non sbaglio, o 9 o 10, un livello sotto al mio. Lo nero ed è molto semplice questo di attacco con i draghi. Sempre stessa strategia di prima, golem bocciatori, lo possiamo andare per 4 perché logicamente sarà una mattanza. Andiamolo per 2, apprezziamo di più. Bocciatori davvero forti, io non li uso ma devo provarli in un quantitativo così massiccio che vedo che sono proprio efficaci. Anche il re e lo stregone fanno un grande vasto. E senza problemi si va al 100%. Con la fabbrica degli incantesimi come ultima struttura. Andiamo a vedere il terzo attacco di Ciuffi 94%, per pochissimo andiamo a vedere questo attacco. Allora, andiamo a vedere, il municipio è fuori, è ottimo perché praticamente le 2 stelle sono garantite, ma vediamo per quanto non è riuscito a fare 3. Schiera le mongolfiere. Andiamo a vedere per uno. Mongolfiere avanzano. C'è anche il adesso mi sfugge un attimo il nome. Comunque il golem volante qui. Ok, le mongolfiere fanno un bel po' di danno e avanzano serenamente, mentre qui continuano a fare danni gli sgherri di fuoco che esplodono. Da questo volante. Adesso un attimo mi sfugge il nome, un blackout. Eroi, re e regina degli arcieri sul castello in basso e iniziano a scendere i primi sgherri che vanno a colpire le strutture non più difese. Anche gli arcierini iniziano con le strutture a nord-est a distruggere tutto. Abbiamo il schierati anche rinforzi.
drago elettrico molto potente. Vediamo che due eroi senza alcun problema riescono ad avanzare nella parte sinistra del villaggio. Vediamo la balestra X che prende di mira il re. Il re attiva il boost, riesce a guadagnare qualche secondo di vita insieme ai piccoli barbari, che comunque tutti insieme fanno un mini danno. Eccola, anche la regina attiva il boost, non si arriva proprio a questa balestra X che però viene focussata. Attenzione agli sgherri, sfortunato questo barile. E vediamo la balestra X che sta per prosciugare l'energia del drago elettrico, inizia a focussare anche gli sgherri. Andiamo a vedere l'ultimo sgherro che, avvicinandosi alla Tesla, soccombe e qui finisce l'attacco. 94%, non male, poteva andare meglio, ma comunque non male visto anche complessivamente il risultato finale di tutto il clan. Vediamo il quarto attacco di Ombre su Alm 04. Andiamolo a vedere. Allora, qui abbiamo i Pekka, le Valchirie, il Golem, il Mago, gli Sfondamuri, il Re. Qui siamo a un livello di centro del villaggio comunque più basso in generale. Quindi andiamo un po' a vedere. Abbiamo il Golem sulla parte centrale e in basso, con stregoni un po' dappertutto. I due Pekka vengono scesi nella parte inferiore del villaggio. Ghiaccio su quel re barbaro vicino ai pressi del centro del villaggio. Intanto gli stregoni nella parte alta e bassa continuano insieme alle valchirie a sfasciare tutto. Vediamo anche i due Pekka con dietro gli stregoni, una combinazione micidiale, che si avvicinano. Adesso devono sfondare una tonnellata di muri, ma non c'è problema per i Pekka, che hanno un danno devastante, mentre il Golem bloccato qui dentro ci metterà un attimino, un 3-4 war a sfondare questo muro. Cambia il focus, cambia il muro. Vediamo i Pekka che impiegheranno anche loro 3-4 war a venire giù con solo questa torre arciera a focussarli. Il re intanto attiva il boost e se la prende con questi muri. Ragazzi, il re veramente non può nulla contro le pareti, impiega tantissimo, mentre i Tesla fanno davvero male. Si vede l'energia che un pochettino scende, ma il Golem si avvicina, riprende il passo dei Pekka e questo trio delle meraviglie. Attenzione, si va a prendere una bomba proprio in faccia, ma che non gli tange a questi Golem, mentre quell'altro un pochettino gli fa più male, ma c'è sicuramente. Intanto vediamo qui sotto, ragazzi, un Golem che sta facendo notte, probabilmente riuscirà prima della fine dei secondi a sfondare il muro. Ce l'ha fatta finalmente. Vediamo il cambio di focus, passano attraverso questi muri, mancano solo 17 secondi, solo gli stregoni possono risolvere questa situazione. Trovano un muro sfondato, 10 secondi alla fine, vanno a prendersela a 6 secondi con l'ultima struttura, 4 secondi, brividi, 2, 1 e distruggono all'ultimo secondo, micidiale il 100%, grandissimo attacco, devo dire, di Ombre su questo villaggio, perfetto. E possiamo andare a vedere il quinto e ultimo attacco, bellissimo questo, sono belli gli attacchi che finiscono all'ultimo secondo, di Richard Minimax, che è il secondo account di Richard, penso. Andiamo a vedere questo replay, anche questo un bel 3 stelle, ma mi pare che questo villaggio fosse abbastanza semplice, sì, e con 11 draghi direi che la punizione sarà esemplare per questo villaggio. Schierati tutti lì così, si ghiacciano i lanciarazzi, i petardi al centro del villaggio, sfondati senza alcun problema, petardi e centro del villaggio. I draghi si splittano a sinistra e a destra, prendono una bellissima traiettoria ai bordi per ripulire in breve tempo tutto quanto, tutte le strutture di questo villaggio. È easy peasy, si finisce qui senza usare neanche tutte le magie rinforzi che si tiene per i prossimi attacchi
per guadagnare qualche gold e qualche mana per l'app del suo villaggio. Quindi ragazzi, bellissima war, mi complimento con loro, sono andati tutti quanti forti, i nemici talmente che se la sono fatta sotto che neanche ci attaccano quando mancano 2 ore e 51 minuti alla fine di questa war. Magari ci proveranno, ma magari no, che cosa ci provano a fare? Gli Omega Esports non si battono così facilmente, fai prima a non attaccarli, ottieni un risultato migliore non attaccandoci che attaccandoci. Quindi vi rinnovo l'invito a entrare, al momento è aperta e i requisiti sono veramente bassissimi, quindi se volete entrare fino a che non saremo un bel po', lascio tutto aperto in modo da trovare non tanto, quello che cerchiamo non sono tanto persone che hanno miliardi di trofei e chissà cosa, ma l'importante è persone attive, perché tanto si cresce e quindi poi crescendo arriveremo tutti quanti a un livello alto. Quindi vi risaluto tutti quanti ragazzi, vi faccio i complimenti per l'attacco che avete fatto e che altro dire se non di lasciare un bel like sotto questo video, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, rinnovo l'invito a entrare nel clan e ci vediamo come sempre nel prossimo video.